all'indietro dove c'è Boateng, palla corta, interviene Taivo, ancora un dribbling dell'esterno sinistro, la giocata poi in verticale, ancora Taivo con il destro, la palla che esce non di molto, con Pazzalli che se fosse stata nello specchio della porta rischiava seriamente di essere battuto. Vicino al gol anche la formazione in maglia bianca, mentre esce il sole particolarmente caldo, come normale che sia, come è sempre stato in questi giorni, ma dopo la pioggia che aveva rinfrescato, dopo le nubi presenti sul campo esterno, cambia sensibilmente la temperatura. Cristante, palla per Antonini che rientra con il mancino, va a mettere in mezzo questo pallone, Traoré di testa, la palla si impenna, arriva Meglia a bloccare il pallone. È in posto adesso per squadra in completa tenuta bianca, Innocenti. De Sciglio, guarda il piazzamento dei compagni, non trova sbocchi in verticale, allora preferisce andare da Eli. Appoggio in orizzontale per Iotti. Pallone nello spazio dove però arriva bene Antonini. Poi Cristante dopo il rimpallo che l'ho visto avere la meglio rispetto a Ottor. E Sharawi, Robinho, il movimento largo esterno di Boateng che prova a calciare con il destro, con un mezzo esterno che attraversa la porta di Amelia finendo fuori, non di moltissimo, almeno dalla nostra postazione ha dato l'impressione di essere una buona iniziativa quella di Prince, che si è allargato per trovare lo spazio, preso alle spalle Taivo. Buono intanto qui l'anticipo di Ambrosini che tocca centralmente per Robinho, prova anche lui il tiro in porta, cerca di anticipare i tempi rispetto alla posizione di Amelia, ma lo stesso Amelia è arrivato bene sul pallone. Ora Taivo in verticale per Carmona, controlla con il mancino, poi la giocata in verticale con il tacco da parte di Carmona che intendeva servire Valotti. Buona giocata qui di Traoré. Avete visto l'elegante controllo che ha suscitato anche il clamore da parte del pubblico presente. Antonini per Eshraoui. Robinho con il sinistro riceve i complimenti da parte di Allegri per il cambio di gioco. Ancora Traoré, vediamo se calcia in porta o se invece preferisce trovare il suggerimento per un compagno. È stata una buona impressione sicuramente Traoré all'inizio di questo ritiro con i primi 3-4 allenamenti. Aiutato sicuramente anche nella lingua da alcuni suoi connazionali. Tanto Ottor prova ad involare sulla sua linea di verticale Prosinic. Ha anticipato lo stesso Prosinic con il tacco. Dato poi pacifico ad uscire, palla al piede. Cristante. Il dribbling di Cristante su Ottor. Testa alta. Massimiliano Allegri chiede di cambiare completamente gioco e ottiene il cambio con Bastone che porta palla dentro in orizzontale, pallone basso controllato prima da Eli, poi da Iotti e adesso da Innocenti. De Sciglio, ancora Eli, la finta di Eli, l'appoggio all'indietro per Amelia, un po' in difficoltà Marco per questo retropassaggio, era pressato da Eshraoui, è stato costretto a mettere la palla in fallo laterale quando siamo giunti al 18° minuto, ancora 7 e poi terminerà il primo tempo, ricordo ancora 2-0 con i gol di Ambrosini e Robinho. Boateng è un po' il perno, funge da perno alto, da trequartista Boateng per far girare la squadra. Traoré, palla dentro, chiede l'1-2, arriva sul pallone, finisce giù, l'arbitro lascia correre, anche tra qualche protesta del pubblico che da quelle parti aveva ritenuto falloso l'intervento sul centrocampista rossonero. Adesso Valotti prova a giocare questa palla in verticale piuttosto che decidere e optare per l'inserimento di Ottor sulla destra, cercatolo in verticale Prosinic. Ancora Valotti,
che si è portato in mezzo al campo per recuperare il pallone. De Sciglio, lo scambio per Carmona, l'intervento però di Boateng, ritornato nella sua metà campo. Pazzagli si è dovuto impegnare per non far uscire questo pallone, mentre qui Ambrosin imposta nuovamente per i suoi, ancora con un Boateng particolarmente attivo. E Sharawi, poi Ambrosini, testa alta, va dall'altra parte, anzi centralmente per Traoré, ed eccolo raggiunto adesso bastone dalla palla che viene giocata nuovamente centrale per Cristante. Buono il controllo con il petto. Rubinho si è abbassato un po' il ritmo della partitella. Ambrosini, Massimiliano Allegri chiede soprattutto di far girare il pallone, intanto Cristante viene recuperato da Carmona. I bianchi escono, palla al piede, almeno ci provano, perché c'è ancora l'incursione di Ambrosini, poi di Boateng, ora Robinho. Sono riusciti a rubar palla per l'ennesima volta, il pallone morbido per Traoré lo scavalca e raggiunge nuovamente i guanti di Marco Meglia. Ha ceduto il pallone lì vicino Marco e riparte ancora Teivo. Emanuelson. Sono state poche le occasioni che hanno visto la squadra bianca superare la metà campo. In un paio di circostanze hanno provato anche a calciare, ma il gioco prevalentemente è passato dai piedi della squadra rossonera. Eli, c'è Di Sciglio largo sulla destra. Eli va a scegliere la soluzione invece sul mancino di Emanuelson. Vedete assiepate alla rete tantissime persone. Ci siamo avvicinati sicuramente al numero delle persone presenti nel giorno del raduno, lunedì, il 9 di luglio, quando le due squadre di oggi, formando chiaramente un unico gruppo, si sono ritrovate qui a Milanello per iniziare il raduno. Intanto cogliamo l'occasione, parlando del campo esterno e vedendo tante persone quest'oggi, di ricordare che anche domani l'allenamento senza partitello, comunque magari vedrà la partitella sulla fine dell'allenamento, l'allenamento, dicevo, sarà effettuato sul campo esterno. Fine settimana dedicato un po' quindi ai tifosi del Milan, per dar modo di arrivare a Milanello e vedere i propri idoli, in attesa anche dell'inizio vero e proprio poi della stagione, 25-26 luglio, l'inizio del campionato. Antonini, appoggio centrale in area di rigore. Acerbi lavora bene questa palla. Acerbi che ha iniziato con grandissima umiltà questo ritiro. Un Acerbi che fin dalle prime dichiarazioni ha fatto capire che vuole assolutamente conquistare il posto, dimostrare tutto il suo valore, dimostrare quelle caratteristiche che gli sono servite per arrivare al Milan e che quindi, insomma, non intende assolutamente lasciare nulla al caso. Pazzagli intanto chiede l'ausilio di qualche compagno di squadra. Pazzagli, figlio dell'indimenticabile Andrea. Intanto qui il pallone calciato da Esharawi con il destro, bravo Marco Meglia a deviarla in calcio d'angolo distinto. Dicevamo che Andrea Pazzagli è sicuramente un pezzo della storia del Milan, che ci ha lasciato un anno fa circa. Grandissima persona, estremamente educata, simpatica. E il suo nome torna ad essere presente nella storia del Milan con la presenza appunto del figlio, che tra l'altro occupa anche lo stesso ruolo. Emanuelson allarga bene il gioco intanto, proponendo a Otor la possibilità di effettuare questo lancio in verticale, non agganciato però da Carmona. Sarebbe stata una buona occasione per lui. Con il mancino avanzano ancora i rossoneri. Acerbi ha impostato, poi adesso torna in posizione centrale. Traoré, l'appoggio sulla sinistra sbagliato questa volta, ha capito tutto Mattia De Sciglio, che avanza, palla al piede, supera la linea centrale del campo, poi in orizzontale serve Prosenik, osserva il piazzamento dei compagni, Prosenik calcia, tenta direttamente il tiro, c'era la sovrapposizione di Valotti, non ha atteso il compagno, ha provato la soluzione finale.
Siamo intanto ad un minuto dalla fine del primo tempo, sempre 2-0 per i rossoneri. Ambrosini, il tocco per Boateng, l'appoggio per il capitano ancora. Palla dentro a tagliare per Stefan Esharawi, che non riesce ad agganciare il pallone. E sale ora per ricominciare una nuova azione. Taivo si ferma per cedere il pallone a colui che è il fautore del gioco degli uomini in maglia bianca, cioè Innocenti. Ottor, finalmente la palla arriva anche sulla destra dove c'è Di Sciglio. Tocco per Carmona, si riesce a sgusciare via D'Ambrosini, ancora Carmona in verticale per Valoti, riesce a depositare il pallone in rete, ma si è alzata la bandierina e quindi fuori gioco, anche se l'iniziativa e l'azione era sicuramente buona da apprezzare. 24 minuti 52 secondi e arriva il fischio finale del primo tempo. Non ne approfittiamo, ci fermiamo qualche istante, tra poco il secondo.